28 anni e quarta generazione alla guida di Marinella, oggi general manager di questa realtà. Ecco, cosa significa per un giovane ricoprire questo ruolo all'interno di un marchio che è tanto legato, alla tradizione e tanto celebre come il vostro? Cosa significa? Sicuramente ci sono tanti pensieri contrastanti, un'enorme responsabilità, ma una grandissima fortuna. Infatti, quando qualcuno, io questa è una battuta che faccio spesso, quando si dice che una persona fortunata nasce con la camicia, noi siamo nati con la cravatta. Questo perché chiaramente, un po' come tutte le cose nella vita, in questo caso ci sono tanti oneri e tanti onori. Sicuramente ricoprire a mia giovane età un ruolo del genere, c'è tanta pressione, soprattutto continuare come quarta generazione, quindi ciò che il mio bisnonno ha creato. Quindi c'è tutta la famiglia che fa il tifo, scusate per me, e sicuramente molto bello. Dall'altro lato c'è la paura di sbagliare, c'è la paura chiaramente di fallire, di fare dei passi falsi, soprattutto in un periodo storico molto complesso, dove bisogna stare attenti a ogni singolo passo, ogni singola comunicazione. È sicuramente un periodo storico complesso, difficile, e bisogna sapersi muovere accuratamente, fare i passi giusti, non appunto accelerare troppo, perché molto spesso quando si vive una realtà così bella, si vive un po' quell'idillio di onnipotenza, si pensa che qualsiasi cosa si faccia possa andare bene. Non è così. Bisogna sempre restare con i piedi per terra, capire, studiare esattamente dove si vuole arrivare e quali sono i mezzi per farlo. Come è stato possibile innovare un brand così ricco di storia come Marinella? Allora, io qua sto dicendo tutta una serie di frasi che ripeto spesso, in particolare ce n'è una del gatto pardo che ripeto, perché tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Che cosa significa? Marinella, come dicevamo, ha tantissima storia. L'anno prossimo compirà 110 anni di storia, quindi sicuramente non è giovanissima, ma allo stesso tempo cerca di rimanere giovane, adattandosi quindi ai cambiamenti. Nel momento storico che andiamo a vivere, sicuramente l'innovazione è il fulcro, diciamo, dell'azienda, perché come si pensa spesso, la cravatta, che è un po' il core business, quindi dell'attività, è sicuramente un elemento molto discusso, si utilizza sempre meno. Fortunatamente è un elemento che viene utilizzato meno, visto come divisa da lavoro, invece viene visto come elemento di moda maschile che quindi si indossa un po' di meno, ma con più piacere. Quindi sto cercando di innovare, associando il brand Marinella non più soltanto al prodotto cravatta, bensì ad uno status, ad un lifestyle. E questo è un obiettivo sicuramente molto complesso, ma con i giusti passi e con le giuste, valutazioni è un progetto che può essere quindi raggiunto. Sostenibilità e digitale fanno parte tuttora del presente, ma anche del futuro di Marinella. Quali sono i prossimi step? Allora, i prossimi step saranno sicuramente l'evoluzione del digitale e della sostenibilità. Qual è l'evoluzione del digitale? Sicuramente non essere restii a passi un po' più forti, come possano essere il metaverso, come possa essere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di cui si discute tanto, ma allo stesso modo, quindi nel rispetto della tradizione, poiché è chiaro un po'. È difficile adattarsi a questi cambiamenti così veloci, rimanendo comunque ancorati alla storia. Molto spesso, in tutti gli ambiti, gli errori che si commettono è quando si va a trascurare ciò che è stato il passato. Questo è quello che noi cerchiamo di non fare mai. È chiaro che bisogna sbagliare, bisogna fare dei giusti passi per cercare appunto di far evolvere anche la digitalizzazione dell'azienda, non solo interna, ma anche come sviluppo dell'e-commerce, che forse qualche anno fa era semplicemente una vendita dal computer, adesso non è più così, adesso vi è un'integrazione tra lo store fisico e lo store digitale sempre più vicina, adesso anche con l'utilizzo di visori, con l'utilizzo di tanti mezzi che vengono in aiuto del consumatore, il digitale e l'e-commerce stanno crescendo tanto, quindi sicuramente andremo verso questa direzione. Si parlava anche di possibili sfilate nel metaverso. Ci sono tante idee che cerchiamo di portare avanti, che dobbiamo, ed è un dovere per noi, percorrere per capire qual è la strada giusta che Marinella deve seguire. Dal punto di vista invece della sostenibilità, è un tema di cui si parla tanto,
È un tema che chiaramente adesso c'è anche c'è tanto lucro su questo tema, si parla spesso di greenwashing, eccetera, eccetera. Noi chiaramente, non essendo un'azienda, ogni azienda deve essere sostenibile nel suo settore. Chiaramente quando si parla di sostenibilità non si intende soltanto appunto inquinare meno, perché chiaramente quanto può inquinare un'azienda metalmeccanica sicuramente non è quanto inquiniamo noi, ma la sostenibilità si intende anche in parità di genere, anche nel sostentamento e nel tenore di vita dei propri lavoratori. Quindi tutta una serie di attività, come anche il networking con altre aziende del settore, del territorio, sono tutti elementi che vanno a costruire quindi il rating ESG di un'azienda. E questo chiaramente, mentre adesso è un po' un dovere sociale, sta diventando un vero e proprio dovere morale e reale, perché d'altronde economicamente anche le banche, anche tutti coloro che comunque coloro che cedono i crediti, appunto soprattutto in un periodo storico del PNRR, dove sono tanti fondi anche devoti alla sostenibilità, è importante esserlo veramente, non soltanto, come dicevo, a scopo di lucro. Senta, le vostre cravatte sono celebri, riconosciute in tutto il mondo, le hanno indossate e le indossano personaggi famosi, da attori a politici. Le vorrei chiedere se lei potesse scegliere quale sarà il prossimo o la prossima, il prossimo volto a indossare o a vestire un vostro prodotto. Chi sceglierebbe? E potrebbe essere un influencer? Allora, sicuramente sì, potrebbe essere un influencer, anche perché credo che nel corso del tempo si è modificato un po' il concetto di lusso e il concetto di eleganza. Mentre forse prima il politico, il Presidente della Repubblica veniva visto come il massimo esponente dell'eleganza e quindi il traguardo da raggiungere, adesso questi valori si sono un po' persi. E ognuno è elegante a proprio modo. Diciamo, noi cerchiamo di trovare nelle persone lo stesso concetto di eleganza che viene poi alla fine inteso da noi, che è un concetto soggettivo alla fine. A me piacerebbe, da amante del tennis, vestire Roger Federer, che sicuramente è stato forse tra i più eleganti tra i tennisti, o chiaramente tutti i James Bond della storia, che chiaramente cambiano in continuazione, ma sono due prototipi di uomini eleganti che chiaramente mi farebbe piacere comunque fossero rappresentanti del brand.